Comandante, oggi è una giornata importante per il Corpo di Polizia Penitenziaria di Sciacca. Sì, oggi ricorre il 202° anniversario del Corpo di Fondazione della Polizia Penitenziaria. Siamo felici di aver avuto una grande rispondenza da parte delle autorità locali, una grande adesione da parte dei pensionati, dei familiari. Questo ci fa capire che c'è vicinanza nei confronti della Polizia Penitenziaria, che svolge compiti difficili e forse però spesso non tanto compresi e nascosti. A Sciacca ci sono spesso delle difficoltà ulteriori che sono determinate dall'esiguo numero del personale, anche dalle condizioni della struttura? Sì, l'esiguo numero del personale è in realtà un problema a livello nazionale che l'amministrazione sta cercando, a cui l'amministrazione sta cercando di porre rimedio con varie assunzioni che di volta in volta stanno avvenendo nel corso dell'anno. Le assunzioni non pareggiano i pensionamenti, però è già un primo inizio, un indice di attenzione nei confronti appunto della grave carenza d'organico che, ripeto, al sud è sicuramente più accentuato. Al sud poi il personale in realtà è un personale molto più anziano di servizio, per cui si legano i due fattori negativi. Per quanto riguarda Sciacca, la carenza è risaputa e attenzionata dagli organi superiori, ovviamente dal signor direttore, e la struttura altrettanto. Mensilmente abbiamo i referenti dell'ufficio tecnico che monitorano gli interventi necessari, per cui è tutto appunto valutato, in valutazione, e si spera insomma che presto si avviino dei progetti di manutenzione straordinaria. Direttore, quali sono le attuali condizioni del carcere di Sciacca in generale, sia per quanto riguarda la struttura che per quanto riguarda il funzionamento? Ma per quanto riguarda il funzionamento, come ha detto il signor comandante, credo non sfuggirà la drammaticità della situazione organica. È una situazione nazionale, ma è una situazione che porta, ahimè, talvolta a una demotivazione, quindi a un disincanto, a una disillusione, e quindi occorre la necessità di triplicare gli sforzi dal punto di vista assertivo per continuare a compulsare e stimolare il personale a svolgere il proprio dovere, cosa che viene fatta talvolta in condizioni, io in altre interviste ho dichiarato, eroiche. Ma non è un concetto così meramente iperbolico, ma è qualcosa di notevole, perché in condizioni difficili, oltre che strutturali, ma ripeto anche di organico, anche quel tanto agognato concetto di sorveglianza dinamica perde di sostanzialità e quindi rischia di diventare una formula vuota, una formula sterile, come appunto ho avuto occasione di dire recentemente. Spesso si ha la preoccupazione che strutture più piccole rispetto agli istituti di pena maggiori possano essere soppresse. Sulla base della situazione attuale, a suo parere, questo per Sciacca al momento è un rischio scongiurato? Ma vede, il rischio è sempre esistente, perché ci sono due aspetti da considerare: la vita di famiglie, che inevitabilmente si sconvolgono, soprattutto se interessano nuclei familiari di persone che non sono certo in tenera età e quindi per i quali è abbastanza arduo dover ritraslocare o ricominciare tutto da capo. Dall'altra parte ci sono anche dei costi, e quindi si tratta di verificare fra questi interessi confliggenti quale sia la soluzione più utile. Perché? Perché Sciacca ha, mi pare, comandante, se non erro, circa 40 detenuti, e allora anche lì vanno fatte delle valutazioni approfondite che tengano conto e trovino la soluzione più indolore nell'interesse di tutti. Secondo lei al momento si può stare tranquilli, o comunque anche sulla base delle cose che lei ha detto ci potrebbero essere le novità purtroppo non piacevoli per Sciacca?
Ma guardi, allo Stato direi tranquilli, poiché non ho sentore che questo accada o accadrà domani o dopodomani. Assicurarle che resterà per tanti anni, per onestà intellettuale non sono nelle condizioni di poterlo assicurare, se la quantomeno non avremo dei rimpinguamenti sia in termini di organico e soprattutto strutturali. Io ho semplicemente detto che parlare di Europa, rincorrere le direttive post-Torreggiani di adeguamento, di modernità, di tecnologia, di strutturazione, anche icto oculi è un po' difficile assimilarlo immediatamente, pur nella bellezza della storicità del richiamo che la struttura certamente evoca.